La quarta pole position in stagione ed in carriera per Fabio Ferracini, che scatterà quindi dalla prima fila insieme a Pozzrughi, leader della Grande Assemblea, che ricordiamo questa sera deve guadagnare almeno 4 punti nei confronti di Stefano Canino, che tra l'altro in griglia sarà proprio dietro all'Alfa Romeo, visto che scatterà sì in seconda fila, ma in quarta posizione, quindi appena dietro all'Alfa Romeo. Sappiamo insomma che il rettilineo è quasi 1 km dalla griglia di partenza fino alla staccata di curva 1. Mi auguro di poterli vedere affiancati verso la staccata della prima curva per creare un po' di pathos e cercare di tenere ancora viva, ancora accesa la lotta fino a almeno in Brasile, come diciamo per una questione romantica. Luca, chi ne esce vincitore questa sera? Credo che Pozluca abbia ancora, come si dice, in mano le chiavi del suo destino, ecco. Lo vedo proprio in palla, veloce, ne ha, ha fatto una seconda metà di stagione superba, ecco, da questo punto di vista. Credo che ne abbia, ecco. Assolutamente padrone della situazione. Allora, semafori con la luce verde fissa che si è andata a spegnere per dare il via al giro di formazione dopo la pioggia. Ovviamente non vi siete stati ricreati, non sarebbe stata gomma nuova, anche se non fossimo andati a ricreare la lobby e libertà di scelta dello pneumatico. Quindi la classifica è davvero molto colorata, con Ferra, Dottor Long, Stefano Canino, Daniele Play, Zampi, Emis, Alex Pilotino, Fabio Max e chi come Dio su gomma soft. Tutti gli altri vanno invece sulla gomma media. Ci aspettiamo una strategia a due soste. Questa è una pista dove si consuma molto lo pneumatico, anche la rarefazione dell'aria tiene, non aiuta il raffreddamento dello pneumatico, e quindi tutto ciò confluisce in una maggiore usura, circa 24 secondi per la sosta. Pit limiter ad 80 km orari con la gomma morbida di circa 8-10 giri, 14-16 con la media, oltre i 20 per la hard, ma le condizioni sono tutt'altro che a favore di questo pneumatico. 9 diversi vincitori in questa stagione con la Prime, 4 condivisi, il record è di 4 condiviso tra Emis e Pozzuca, 3 successi per Canino, 2 per Ferra Long, 1 per F, Brian Lopeschi e Daniele Play. Nessuno di questi è riuscito ad ottenere un Gran Slam, invece 3 con gli hat-trick. Nella Prime, nelle sue 4 edizioni corse su questo tracciato, conta 30 diversi vincitori, vittoria conquistata nel corso degli anni sempre da una posizione di partenza differente, ovvero la prima, la terza, la quarta e la sesta, segno che si può ovviamente superare, soprattutto che è difficile scappare dalle zone di DRS. Sono due i campioni Prime ad aver vinto su questa pista, ovvero Shin nel 2017 e Christian Marcon nel 2019, dalla chat in definitiva. Riscattate i vostri fit points con i messaggi evidenziati e fateci pervenire i vostri favoriti per questa sera. Si è orientato a posizione Ferra e Pozzrughi a comporre la griglia di partenza, tra cui siamo il via di 36 giri per un totale di 154 km e 940 per coprire la distanza totale di gara. Come detto, è il primo match point per Pozzrughi nei confronti di Canino, pilota Alfa che deve guadagnare 4 punti sulla AS per dichiararsi quindi campione piloti con la Prime League. Allora, di nuovo sorrisi e palpitazioni, tremori, piccoli rituali prima dell'inizio del 20° round della stagione 2022-2021 della Prime League. Mentre che aspettiamo che si vada a parcheggiare F, frizione in mano, prima marcia pronta ad essere innestata dai piloti. Marshall che sventola la bandiera verde in fondo allo schieramento, ci siamo con i pressi. Scendere sui giri motori, freddezza e reattività. E andiamo, parte il Gran Premio del Messico, categoria Premier League. 1 km di selvaggia corsa verso la Mamma staccata di mia, curva 1 con Canino! partito benissimo. Anche Canino che va già ad affiancarsi nei confronti del suo rivale per la stagione. Ruota a ruota verso la staccata di curva 1. Ferra, primo spettatore di uno spettacolo bellissimo con Canino, che la traiettoria della Occhio! profondissimo contatto tra Ferra che tampona Pozzrughi, e Canino ne esce vincitore da questa sfida tra i Incredibile, due. Canino! Bellissima subito la lotta, è ciò che ci aspettavamo, vista la gomma sotto e soprattutto vista la grande partenza che Canino con il pad è sempre riuscito a fare. Non sono arrivati danni sulla Red Bull. Guardone di Ferra lì dietro, Lopeschi lotta con Zampi alla 4, Zampi che ha la traiettoria interna e anche con la gomma soft riesce a sovranzare il pilota con la gomma media. Quindi i noti con le gomme medie che stanno ovviamente sprofondando nel gruppo. Il primo è Pozzluca, lì in seconda posizione. Vediamo Canino subito scappare, ovviamente in questi primi giri dovrà fare selezione sempre Canino nei confronti del gruppo e nei confronti di Pozzluca, che invece ha una strategia inversa. Subito Long molto vicino nei confronti di Pozzluca, non penso vorrà tentare un attacco qui prima dell'ingresso dello stadio. Dovrà aspettare quasi sicuramente il rettifilo principale, molto vicino a quello stadio. Sembrava Wow. quasi pensarci. Deve stare attento Ferro, ovviamente il gruppo che si rallenta di colpo, quindi poi è facile magari essere coinvolti in un contatto. Primo giro e quindi si va a concludere con Canino che ha un secondo vantaggio nei confronti di Pozzluca. Non lasciamoci ingannare da ciò, vista la differenza dei pneumatici, differenza dei pneumatici che porta anche Long a sverniciare l'Alfa Romeo di Pozzluca. Luca Pozzi
che deve restare calmo, lucido, come ci ha più volte dimostrato, magari riuscire a tenere la zona di DRS di qualche pilota con la gomma soft che ne ha qualcosa di meno e quindi può riuscire a colmare. Una gomma soft dovrebbe avere il primo carro verso il sesto giro, quindi deve resistere almeno 4 tornate. Luca F sta risalendo alla grande F. C'è Naspaz ai box che va a montare la gomma hard, credo l'unica pista sulla quale sia inutile questo pneumatico, o almeno una delle poche, visto che si gira davvero troppo lentamente, c'è troppo usura e nemmeno l'hard ce la fa, quindi ad arrivare fino alla bandiera a scacchi. Occhio F all'esterno della seconda tornata, gruppo comunque tutto su Fabio Max con Lopez, che con la gomma media sta tenendo bene per il momento nei confronti di Zampi, ovviamente è solo il secondo giro, dietro di lui a Emis, poi un piccolo gap si è aperto proprio tra Emis ed Alex Pilotino, è risalito in nona piazza, poi Chris Masser a chiudere la top 10, poi Kiko Driver, Fabio Max F che dall'ultima posizione sta cercando di risalire la china. Sono diversi danni per Kiko Driver, 51%, Fabio Max anche lui 57% e 6% per Pato. Tura allo stadio, F si deve parcheggiare praticamente per evitare di non centrare. Fabio Max ha provato ad andare all'interno. Fabio ha chiuso la porta senza fare troppi complimenti, ovviamente perde altre posizioni sul dritto Paz Luca, ma come detto non si deve destabilizzare da questa situazione. Assolutamente no, insomma Luca comunque avrà il vantaggio successivo, ovvero avrà il vantaggio di montare le due soft dopo. Sì, assolutamente, quindi vedremo quella che sarà la scelta, perché sentivo anche alcuni piloti in Sport League, abbiamo visto la maggior parte dei piloti fare soft media soft, alcuni piloti avevano trovato anche un po' di fiducia nel fare soft soft media, quindi vedremo quella che sarà la scelta, perché soprattutto se si ha pista libera, occasione di spingere, si può pensare a questo punto di fare una doppia soft e poi la media. C'è grandissima lotta tra F e Fabio Max, F che però accompagna fuori pista Fabio Max, ne ha approfitta chi come Dio per fare un double surpass, però va lungo no. Allora si rinfila F, attenzione, arrivano anche le prime penalità, 3 secondi di penalità Ferra. Per Ferra 87, credo ci siano pesantissimi danni per Fabio Max, sta creando un po' di scompiglio qui nello Snake, tenta un quarto anche rompi, mamma qui indietro. Stai contatto Daniele Play allo stadio. E AF è un leggero danno. È ritirato Fabio Max. Purtroppo è arrivata una ruotata in uscita dallo Snake con Robby. Fabio con questo danno all'ala stava seminando davvero un grande scompiglio nella parte finale del gruppo. Per il momento bandiera gialla. Long che passa a Canino. Canino con Long. Eh sì, perché la bandiera gialla è ovviamente nel T2. Canino mi è sembrato l'abbia lasciato un pochettino andare, cioè eravamo in presa diretta e l'abbiamo visto, insomma, non mettere tanta resistenza, ecco. Forse uno switch magari vede che Long forse in questi giri è riuscito a risparmiare un po' di Ers. Daniele dall'esterno alla Fendersing. Bravo Daniele Play, preciso, cicatriziale in questa manovra, davvero un bel sorpasso da parte di Daniele Play che sale in quarta piazza. Ovviamente sì, c'è la differenza di mescola, però è pur sempre leader della classifica. Bello l'attacco da parte del giovane pilota della Racing Point, un po' solo che adesso si vede negli scarichi Zampi, Emis e poi anche Lopez, quindi attenzione alla lotta tra l'eventuale lotta tra Pozzoluca e Lopez, che sono sulla stessa strategia almeno per il momento, hanno entrambi gomma media e quasi sicuramente li vedremo poi entrambi passare alla gomma soft. Tanto rimossa la vettura di Fabio Max che ha già staccato il biglietto verso il Brasile e quindi, almeno fortunatamente è già Copacabana fortunatamente, quindi almeno non ha provocato una safety car, un regime di tutto safety car. C'è lotta prima dell'ingresso dello stadio con Dr. Wu nei confronti di Robby. Robby che va drittissimo, hanno entrambi molto lunghi, sfruttano la via di fuga in asfalto, quindi vede queste due vetture andare là, ma non si destabilizza, resta concentrato Robby, davvero pessimo in questo momento la linea che è andato ad effettuare all'interno dello stadio. Lì davanti Zampi, ma anche lui al sorpasso di Pozzoluca, e vediamo poi che anche Emis ovviamente è molto vicino, quindi non dovrebbe avere il DRS Pozzoluca, no, infatti il direction point è singolo prima della staccata di curva 1 con Pozzoluca, e quindi perde anche la posizione nei confronti di Emis. Un po' titubante la staccata da parte di Emis, forse troppo anticipata. Pozzoluca si era ritrovato di nuovo davanti alla McLaren. Il nostro Mariachi che stiamo vedendo, il nostro Mariachi. Bellissimo. Fantastico, il mood dell'anno, il cosplayer dell'anno. E vedremo quindi adesso Lopez che si ritrova nella coda di Pozzoluca, entrambi con la gomma media. Pozzoluca, mi permette di dire, almeno dall'onboard di Lopez, che non perfetto nella linea qui dello Snake, decisamente più fluido, decisamente con più direzionalità,
il pilota numero 88 della Ferrari, un Palsu che è apparso un po' goffo, forse questi primi giri comunque stanno così tanto in scia alle vetture più veloci, magari non ha ancora le gomme nel perfetto range di lavorazione. Potrebbe essere, assolutamente, ma più che altro forse le gomme in questo momento magari sono anche in temperatura. Il problema invece potrebbe essere proprio il fatto che la gomma media è di distacco la peggiore, quindi non riuscirà neanche probabilmente ad arrivare nel momento della gara, prima che si fermino i piloti con la gomma rossa, è probabile che non riesca ad arrivare nemmeno al momento in cui la sua gomma gira più veloce delle rosse, perché ne ha proprio, ha troppo distacco, c'è troppo delta per le due mescole. Intanto Long ha fatto un'estrema selezione nei confronti di Stefano Canino, gli ha dato 2 secondi, su Stefano Canino stanno rinvenendo Ferre e Daniele, stanno tornando i fantasmi di questa stagione per Stefano Canino. Il consumo del pneumatico, l'abbiamo visto velocissimo in Bahrain, ma addirittura perdere 5 secondi solo negli ultimi 3 giri nei confronti della concorrenza. Ok, il pad che dà quel vantaggio in trazione, ma poi a livello di usura Stefano Canino quest'anno è stato l'emblema delle difficoltà proprio dei piloti padisti, in questo momento stanno rinvenendo di gran carriera Ferra e ancora di più Daniele Bay, che aveva passato Pozzluca e gli ha dato 2 secondi e mezzo a Zampi. Ok che Zampi poi ha dovuto passare Luca Pozzi, però al solito Daniele Bay deve aver fatto un errore Canino, lo vediamo ora in grafica, perché nell'ultimo giro ha sì perso mezzo secondo, ma nel giro prima ha perso 1 secondo e 9, quindi deve esserci stato un errore di Canino. E vediamo se allora decide di lasciar sfugare anche Ferre e Daniele Bay. Era lunga, attenzione intanto Emi se va a sovranzare Zampi, sì, con il DRS e proprio davanti a Pozzluca nelle retrovie. Tanto chi come Dio ha perso diverse posizioni, non per contatti, nessun danno per lui purtroppo. F su Chris Master per la nona posizione, torna in box Chicco Driver intanto anche per riparare l'ala, ha tirato un po' questa gomma media, quindi forse vediamo a livello strategico cosa vuole fare, poco. Magari un'altra media su poi Chris Master, ce lo dice anche Andrea, infatti F su Chris Master. E quindi guadagna la nona posizione a 12 secondi addirittura da Le di Krikkonen, punta un po' Krikkonen, si è girato, credo che sia andato a muro, è un po' anomalo come punto per girarsi, perché non ha un'accelerazione violenta la macchina, poi sull'erba gruppo Long 9 decimi ha dato, era 2 secondi, ora è a 2.9, ha quasi un secondo al giro su Canino. No, Canino inizia anche a scondolare in uscita dallo stadio, sta facendo un remake di quanto visto ieri con Miguel nell'ultimo giro, tirato verso sinistra e colpo la sua as, credo che arriverà in questo momento quindi il sorpasso per Ferra, con Canino che sì, ok, ha difficoltà ma magari deve cercare anche di lasciar sfogare, ma sicuramente Daniele subito, bello, bravo Canino, ovviamente si è tenuto tutto esterno per non perdere tempo, però se riesce ad avere un ritmo più simile con Ferro e Daniele magari può trovare più equilibrio nel suo passo gara, almeno con questa gomma soft, che finora bravissimo nel primo giro, bella l'immagine tra di lui e Pozzluca, però Pozzluca se è leader della classifica lo deve soprattutto sia ovviamente alla sua velocità, ma alla sua grande costanza con la quale ha dimostrato la velocità. Stefano invece in questa stagione decisamente troppo altalenante, in particolar modo a centro stagione. Daniele Play un fulmine in uscita dall'Erwin, prima dell'S stava puntando a terra, si è dovuto coprire Fabio, quanto ha rimbalzato fuori sotto sterzo nel misto. Daniele che sta gestendo molto meglio, infatti dicevi tu i problemi di Stefano Canino con l'usura della gomma, Daniele infatti sta gestendo molto meglio da soft, e lo sta facendo anche Longo, guarda quanto scappa via. Brillante comunque anche il ritmo dei piloti con la gomma media, che riesce a tenere sì sul filo, però la riesce a tenere la coda di Zampi, che a sua volta tiene Emis, che a sua volta ha recuperato nei confronti di Canino 1 secondo e 2, erano a 2 sì, e mezzo. Canino sta cercando con le unghie e con i denti di tenere la coda di gruppo. Clamorosa allora il ritmo che sta imponendo di Erlong nel momento alla termine del nono giro, quando già pensare di vedere una di Ferra svernicia la Red Bull anche con un po' di malizia, l'arroganza diciamo della giovane età dall'esterno, cioè ha provato prima nella S, adesso un po' più fa che il suo passo visto il DRS. Daniel Peguet, più passano le gare più mi ricorda un giovanissimo Nico Fiore, spero continui a piacere questo. Lo so, però siamo lì, quando li vedi che entrano così giovani, che no, per carità, non sanno nemmeno che gomma devono mettere alla prima sosta, e poi dopo 20 gare, in realtà già dalla Francia, quindi
11-12 gare riescono a mettersi lì tra i primissimi della classe, vedremo la prossima stagione quel che sarà. Insomma, Ferro l'ha passato e l'ha piantato lì, almeno nelle S è stato molto fuori. Poi con il DRS Fabio riesce a recuperare ovviamente. Vedremo anche quello che sarà il passo confrontato a Long, che per ora ha fatto, è andato ad imprimere un grande ritmo la gara. Long che trova anche credo il DRS Grigore, no, si toglie prima della zona di DRS, quindi vediamo come va a chiudere questo giro Andrea Longagnani per confrontare il passo. Ovviamente Daniel Pei è andato a passare in questo giro Ferro, box box Semis, box Canino, sì. E box Zampi. I piloti che erano un po' più arretrati tendono un eventuale undercut. Per Canina pronta la media, mi sembra. Media anche per Emis, media anche per Zampi, tutti e tre sulla media. Stint centrale sulla media. Ha perso davvero tanto tempo Zampi, oppure attendiamo che si vada a risincronizzare. La resimpota di dietro non è ovviamente Daniel Pei, ma è Krikkonen che è già doppiato purtroppo. Zampi si è perso un po' la coda di Emis, era sotto la zona, sotto secondo, zona di DRS, secondo, sì. 1.19.4 intanto per Long, che rispetto al suo miglior giro sono 2 secondi, però rispetto al ritmo che stava imprimendo alla gara sono 6-7 decimi, quindi è davvero molto costante Andrea Longagnani. Però sulla quale sta rientrando Daniele Pei, 3.19, 3.0.19, 2.9, insomma Daniele un po' alla volta potrebbe rompere le uova nel paniere ad Andrea Longagnani, che nella sua pista preferita sarà decisamente e sicuramente preparato bene. E infatti guardalo come sta tornando sotto. Prosegue Long. Guadagnato in media 2 decimi. E vediamo se invece di trovare l'undercut. Anche Daniele. No. Si ferma a Ferro. Ora gara molto di testa anche per Lorenzo Tamorri, che si è coda prima di Zampi, poi di Pozzluca. Per il momento resta lì in zona di DRS anche a risparmiare, probabilmente un po' di ERS. Che può essere importante averlo alla fine, sì. Devono fare almeno altri 5 giri per una strategia un po' più aggressiva, ecco, con degli stint un po' più brevi, più tanto F è andato a sopravanzare F, F. Occhio dietro Canino, Chris, sono in tre con sì. Emis con Canino, e quindi all'esterno alla fine nei confronti di Emis riesce a mantenere la settima posizione. Vedremo quel che sarà adesso il passo con la gomma media per Canino, ma una media che anche la scorsa settimana Dustin ha tenuto per lui 3-4 giri, poi il passo è decisamente calato rispetto alla concorrenza, quindi vedremo se Stefano come si andrà a comportare con questa gomma. Anche lui era in zona di DRS con Ferra e prima della sosta, adesso si trova ad 1,7, vediamo se riesce a recuperare questi 7 decimi per tornare sotto il secondo. Vediamo quanto decidono di andare avanti Long e Daniele Pei con questa gomma, che sta per trovare Naspaz sul rettifilo principale, però no, esce piano dall'ultima curva, si fa tutto sulla destra, torna in box, così come Daniele Pei. Pozzluca di già ai box, Pozzluca. Dividi la gara in 3? Sì. È troppo, alla media. Oddio, hanno fatto 11 giri con la soft nuova col pieno, diciamo col carico di inizio gara, può farcela. Perso un po' di tempo Daniele Pei, forse per aspettare che transitasse Pozzluca, aspettiamo gli aggiornamenti, prima della sosta erano 3 secondi, per il momento 4 e 3. Vediamo dove esce però, con i piloti che arrivano lanciati. Ferra che esce ad F, F ovviamente non si è ancora fermato. Attenzione, perché è molto strana la strategia di Pozzluca, mi aspettavo andassero decisamente più lunghi con questa gomma media. Zampi che intanto va anche lui a sopravanzare con il DRS sul rettifilo principale. Chris Master e Pozzluca che ha messo la soft. Soft per fare due tranche da 12, 24 giri. Siamo borderline, ne hanno fatti 11, ripeto, all'inizio, quindi ci siamo, ma bisogna saperla gestire. Diciamo che se poteva essere una serata tra virgolette di passerella per Pozzluca, guadagnare solo 4 punti Canino, decisamente ci mette più pepe, ecco, qualche pensiero ovviamente arriverà anche a Canino, che vedrà adesso l'Alfa Romeo di Pozzluca rampargli negli scarichi. C'è solo Emis a separarli, Stefano Canino che è in scia a Daniele Pei, Daniele che si è ricongiunto con Ferra, quindi tutto sommato il gruppo dopo le soste si è ricomposto senza perdere troppo. Daniele in realtà ha perso perché aveva passato Ferra prima della sosta ed era a 3 secondi nei confronti di Long. Adesso c'è F che sta un po' tarpando le ali al gruppo, il che permette a Long di riallungare ancora un po'. Per il momento 3 secondi e mezzo di vantaggio nei confronti di F, un F che però viene sverniciato ovviamente da F e da Ferra, e subito
ci aspettiamo anche l'attacco da parte di Daniele Blay, anche se F si ritira nella scia della Red Bull. Arriva Daniele Blay, prova a dare tutta quanta la parte ibrida della sua vettura. Stava pensando un tuffo dall'esterno, qua leggermente lungo F. Allora Daniele Blay che ha la 2 si infila. Attenzione, richiamo di Coro 3 vicinissimi. Si appoggia alla pancia destra. È Canino, è uscito veloce Canino. Ma subito all'attacco Stefano Canino. Attenzione perché lì davanti c'è la vettura di F. Staccato un po'. Non ha magia Danilo per staccare. No, Daniele ancora all'interno, alla fine Stefano riesce, però ancora non è finita. Daniele Blay, bellissimo. Non è finita. Bellissima attenzione, si stava infilando anche Emis all'Arpine nei confronti di Daniele. Mamma mia, oddio. Ringrazia Ferra, Forse lunga si trova un gruppo di quattro piloti che sta battagliando selvaggiamente con la gomma media. Ok, noi alla soft, ma non può passare dietro, quindi una situazione dove Luca Pozzi si trova a perdere del tempo. Canino su F prima dello stadio, mamma mia, molto ottimistico. Ed Emis su Daniele Play dall'esterno. La gira, no, la non ci credo. No, c'è il richiamo, è pericolosissimo. Mamma. Ancora l'ultima curva. Oddio, scambio. Ma a quel punto aspettalo. Stefano Canino. Dovrebbe essere più facile sul rettifilo principale. Se fosse di F. Vediamo come è Pozzi Luca nei confronti di Emis. Va anche lui a sopravanzare il pilota della McLaren che ha il DRS, quindi l'ottima trazione della gomma soft. Anticipa un po' troppo la staccata a curva 1 Pozzi Luca, e allora dall'esterno Emis tenta di resistere, ma alla fine Pozzi Luca riesce a salire in settima posizione. Che grande lotta che ci è stata in quest'ultima tornata. In tutto ciò ovviamente hanno ringraziato Pierre Long e Fabio Ferracini per andare a guadagnare 2 secondi e mezzo nei confronti di Stefano Canino. Lì davanti Lopez che tiene bene il ritmo, che ha perso 2 secondi 2-2 nei confronti di Long dopo la sosta, quindi si sta mantenendo su un ottimo ritmo Lorenzo D'Amori, che è tempo. Occhio anche Daniele Blay, prova all'ingresso dello Snake su F, credo che potrebbe fermarsi alla fine di questo giro per evitare insomma la cacciara, se così vogliamo chiamarla, con il gruppo subito dietro. Lanciatissimo Daniele, addirittura prima all'ingresso dello stadio. Oh sì! Si rispettano ancora molto i due, come letto dalla chat c'è davvero tanta correttezza in pista. Certo, non i punti più ottimali per attaccare, ma wow, forse l'avevo visto sopra Daniele Play allo stadio, ma spero non sia arrivato il box contatto. Lopeschi e box sì, F, giusta, saggia decisione. Fai che aveva anche un danno del 12%, molto leggero, ma che si fa sentire nel tratto dello Snake. Quindi sosta per Lorenzo D'Amore ed F. Pozz che non ne ha su un dritto nei confronti di Daniele Blay, ha finito anche la parte ibrida Pozz Luca. E perché avevano entrambi il DRS. Ah giusto, Daniele l'aveva preso nei confronti di F. E allora per il momento resta avanti, e se non vado errato il punto è singolo, quindi dovrebbe averlo di nuovo Daniele Blay. Sì, ha di nuovo il DRS aperto sulla sua racing point. Ci prova dall'esterno per tutto il 4 Pozz Luca. Daniele resta lì. Più timido in frenata, ma forse è una timidezza anche cauta. Ok, evitiamo. Non mi sto giocando niente stasera. Mi si è uscita dall'Alpine grande spacchiando di gettare alle ortiche questa serata. Lopez che è uscito proprio dietro a Zampi. Forse si poteva aspettare almeno di uno o due giri questa chiamata in casa Ferrari, magari per avere più gatto, perché Zampi in questo momento si trova proprio in zona di DRS con Emis. A parità di gomma, quindi è difficile anche che lo perda, perché a 7 decimi in questo giro lo avrà sicuramente. Deve fare un miracolo Lopez uscendo a 2000 dall'ultima curva o dalla prima serie di varianti. Giro 16 che inizia in questo momento con Long che guida il gruppo 3 secondi e 7 di vantaggio nei confronti di Ferra, che a sua volta 3 secondi e 2 nei confronti di Canino. Poi Daniele Play che tra pochissimo credo verrà sverniciato da Pozz Luca verso curva 1. Ecco, anche Lopez che non attacca, in realtà ci ha provato Pozz Luca, ma è stata profondissima la staccata da parte di Daniele Play alla prima variante, alla prima chicane, e quindi resta davanti nel momento a Pozz Luca. Ma è un Daniele che sta recuperando nei confronti di Canino, che purtroppo mi duole dirlo, a livello di ritmo forse è anche un po', a livello di morale è un po' dura portare avanti la lotta vista la differenza in classifica. Stiamo solo aspettando una certezza matematica per incoronare Pozz Luca campione piloti in questa quinta stagione con la Premier League. Lopez che quindi è andata a sopravanzare Zappi, adesso si trova Emis nel tratto dello Snake, potrebbe magari tentare di uscire fortissimo con lo Snake nel fondo di Emis, ma Emis è molto bravo in realtà nella parte finale delle S, quindi resta un po' di margine nei confronti della Ferrari numero 88.
Canino che troverà adesso il DRS offerto gli dal doppiaggio di Naspaz, quindi sotto questo punto di vista fortunato, ma entra in zona di DRS anche Daniele Play e Pozzuoga, che è decisamente più vicino rispetto alle tornate precedenti nei confronti di un Daniele Play che si è sembrato veloce sul dritto, ma abbiamo sempre misurato avendo il DRS aperto, quindi è un po' falso il favore. Dopo schizzi che va a passare Ennis, ci riprova verso curva 1 Pozzuoga nei confronti di Daniele Play, questa volta più deciso. Ripetizione, mamma mia, ma che staccata, solito, mamma che staccata, eh? Arrabbiatissimo Daniele Play staccata, ma davvero pesante col freno, eh? Prende la traiettoria interna, allora Pozzuoga si trova di nuovo a avere il freno, che poi viene anche con un po' di malizia coperto da parte di Daniele Play per cercare di ritrovare la traiettoria ideale. Grande sovrasterzo da parte di Daniele, esce decisamente meglio Pozzuoga, addirittura all'esame del tornatino Daniele può tirare una staccata, questa volta si deve arrendere a un Pozzuoga coriaceo, calmo, che ha aspettato, ha sempre portato Daniele Play all'errore, allo sfinimento, ha esagerato in trazione in uscita dalla curva 5, quindi si è trovato a dover parzializzare l'accelerazione. Bravo Pozzuoga, è reattivo soprattutto nell'evitare anche il contatto con la Racing Point che stava occupando buona parte della carreggiata. E allora Canino 1 e 1 su Pozzuoga, che direi arriverà a tempo zero nella zona di DRS di Canino, l'ha presa già lei sotto decimi. Davanti Long 4 secondi su Ferro, importanti, sì. E allora tra pochissimo sfida per il campionato, almeno in pista, tra Stefano Canino e Pozzuoga. Ma attenzione anche a Lopez, che è rinvenuto con questa gomma soft più giovane di 3 giri rispetto a quanto fatto da Pozzuoga. 3 giri, uno dice sì, ma sono pochi, insomma, in una pista di 4 km. Invece, in un tracciato così abrasivo, saranno fondamentali nelle ultime tornate. Quindi vedremo a livello strategico per Lopez, che è importante passare Daniele Play e rimettersi lì nella coda di Pozzuoga se vuole fare la gara, almeno nei confronti del pilota Alfa Romeo. Per il podio, penso se la giocherà con Canino. Se la giocheranno sia Pozzuoga che Daniele Play, che Lopez, che Lemis, con, perché no, anche Zampi, anche se ha quella penalità purtroppo, e soprattutto i 10 secondi per punti di licenza. E se la giocheranno, immagino, con Canino, forse con Ferra, visti quei 3 secondi per limiti della pista. Quando si apre, tra l'altro, un po' dietro, sì. Canino, Luca, Daniele, Lopez, che... impazza intanto la battaglia tra Robby, sì, tra Robby e Alex Pilotino negli ultimi 2 giri, sarei 8 volte. E forse Robby adesso dà lo strappo con la soft, perché Alex Pilotino non ha avuto un'uscita particolarmente felice dalle prime 3 curve. Robby ha fatto un po' di gamba. Compattissimo il gruppo in uscita intanto dallo stadio, con Lopez che sembra mettere subito nel mirino Daniele Play e poi che assolutamente vuole sovravanzare Stefano Canino, che si difende al centro della pista. Pozzuoga che prende la traiettoria più interna, viene accompagnato verso l'erba, anche una ruotatina, attenzione, perché ho visto agganci per molto meno, con Pozzuoga che riesce a sbrinciare sul dritto Stefano Canino e Lopez che alla fine, alla staccata di curva 1, riesce a sovravanzare un coriaceo. Daniele Play ha provato a resistere alla 2, è arrivato anche un piccolo contatto, fortunatamente ruota a ruota. E quindi Lopez che sale in quinta, dovrà sbarazzarsi di Stefano Canino per non perdere la coda di Pozzuoga, che ha già il 6° giro su questa gomma soft, quindi dovrebbe già avere il primo calo. Deve farne il doppio, sì. Sì. Anche perché dividere lo stint a metà sarebbe la cosa più saggia per evitare di prendersi i dischi all'ultimo. Molto interno intanto allo snake Stefano Canino, così sicuramente sarà arrivato un avviso. Per lui sì, è arrivato l'avviso, 2 avvisi per il momento per Stefano Canino per limiti della pista oltrepassati. Intanto mi viene notificata ora anche la penalità per F, 3 secondi che sono arrivati per F, Ferra, Zampi, 6 per Robby, 3 per Comedio, Krikkonen e Naspaz. Arriva Lopez, si deve assolutamente attaccare in questo momento nei confronti di Stefano Canino, ha perso 1,5 secondi, mente di gomma e quasi sicuramente anche di passo nei confronti di Pozzuoga. Va Lopez che sale in quarta posizione, si mette con l'obiettivo, con il mirino di nuovo da Alfa Romeo di Luca Pozzi, che ha seguito per le prime tornate di questo GP fino al pit stop, quando Luca ha deciso di anticipare la sosta. Lì davanti Ferra, si trova il doppiaggio di chi come te, nessun problema, 4 secondi e 2 tra Long e Ferra. Long che continua a guidare brillantemente il GP del Messico. E infatti lo vediamo giusto adesso inquadrato, concentrato nella sua guida, guardate la concentrazione. E quando sei leader di una gara, e per quanto sia la tua pista preferita, insomma, non c'è
devi stare sempre concentrato. Proprio perché è la tua pista preferita, quindi decisamente più grande. Uno che è un po' indeciso all'ingresso allo stadio. Ah, aveva il ghost di come Dio, che è rimasto un po' in traiettoria, quindi si è un po' distratto. Possiamo che sta per recuperare la zona di DRS nei confronti di Ferra. Sì, anche Lobeschi non è lontano, mentre Canino credo che anche in questo giro l'attacco anche davanti di Daniele. Eh sì, Daniele Frey e Davis sono molto vicini alla Haas di Stefano Canino. Vado ad azionare il DRS Daniele Play. Si tiene nella traiettoria ideale, Stefano non pone troppa resistenza alla risalita del pilota della Racing Point, che per il momento va in quinta piazza. Ma c'è ancora un pit stop per tutti quanti i piloti. Mi spiace per chi è fuori dalla top 10, insomma un po' lontano dalle telecamere, se ci siamo persi dei duelli. Immagino che per un Chris Master tra pochissimo tenterà il sorpasso, ma nei primissimi giri anche abbiamo visto davvero tanta lotta, almeno dalla grafica in sovrimpressione. Ma qui davanti per io si sono hanno fatto più sorpassi in questa gara, anche un po' più spinti, un po' più sbottonati rispetto a quanto abbiamo visto nelle precedenti, non dico in tutta la stagione, perché Canada ricordo che erano tutti e nove attaccati, uno passava un avversario e subito si infilavano altre tre vetture, quindi forse il Gran Premio del Canada è stato uno dei più belli nella prima metà, poi purtroppo sono tre secondi Canino, due avvisi, arriva la prima mazzata per lui. Tanto Pozzoluca ha definitivamente ripreso la zona di DRS nei confronti di Ferrari. Ce la fa anche Lopeschi, che è sotto il secondo nei confronti di Pozzoluca, almeno in uscita dallo stadio, quindi anche Lopeschi dovrà avere l'ala mobile aperta. No, non la apre, va invece ad aprirla Pozzoluca e quindi mette nel mirino. Però anche lui sul dritto sembra essere abbastanza slanciato, forse è uscito meglio dallo stadio rispetto a quanto fatto da Pozzo. Arriva intanto anche Emis. Sì, Emis su Canino per la sesta piazza. Vediamo se Pozzoluca nel secondo rettifilo, quello che porta la chicane di curva 4 e 5, tenta l'attacco a Ferra. No, forse un Lopeschi nemmeno perfetto nel Pozzoluca. Questo è il momento della gara di Pozzoluca, perché poi se lui divide la gara in parti uguali si fermerà più o meno con gli altri e avranno delle soft più o meno vecchie uguali. Sì. Quindi dopo sarà difficile la risalita, dovrà farla davvero di passo, mentre adesso la sta facendo di bomba. Vediamo se riesce allora qui nello snake. Poi sul dritto è sembrato forse un po' in deficit di energia, visto che ha dovuto fare tanti sorpassi in questa sua risalita. Si è trovato spesso i piloti ad avere il DRS, una doppia scia, quindi forse ha chiesto un po' troppo alla parte della sua vettura. Sta rifiatando, diciamo, dietro a Ferra. Ferra che però è arrivato a 5 secondi da un long davvero costante sul passo gara. Lopeschi che è un po' più vicino in questo frangente, questa volta dovrebbe poter utilizzare l'ala mobile nei confronti di Pozzoluca. Si apre l'ala mobile, ma lo fa anche Luca Pozzi, che va a sopravanzare Fabio Ferracini. Sale in seconda posizione, deve cercare di non perdere tempo Lopeschi, magari avvicinarsi quanto più possibile distaccato da quella prima variante nei confronti di Ferra, che non avrà il DRS. Ovviamente se Lopeschi vuole tenere la coda di Pozzoluca deve attaccare in questo momento abbastanza lontano nei confronti di Ferra, a meno di un attacco accelerato, e tra l'altro lo coinvolse proprio con la Red Bull nel 2018, quando si giocò il titolo contro Patrick Speer. Purtroppo per lui in una delle gare posteriori facile dire quei punti persi lì, però era anche autore di una ottima risalita che lo portò fino al podio e proprio alla stagione di curva 4. Purtroppo Stem perse i riferimenti, lo portò a centrare nel 3 secondi Lopeschi. Attenzione, non fenta per parlare di un pilota, ma ricordare anche le sue sfortune, che arrivano altre sfortune. 3 secondi di priorità per Lorenzo D'Amore, per il limite della pista all 3 passati. E su Lopeschi arriva Daniele. Canino almeno ha trovato un po' di equilibrio in questi ultimi giri, un passo decisamente più costante, però diciamo tra virgolette falsato dalla scia MDRS di Lopeschi. Luca Box! Luca Pozzi. Ultimi a confermare la teoria, sì. 13 anzi, perché uscirà, ne mancheranno 13, perché il 24esimo è appena iniziato, sì. E davanti intanto Lopeschi va a sopravanzare Ferra in curva 1, un Ferra che prova a resistere, bloccaggio nell'anteriore sinistra per Lopeschi, che riesce a chiudere la manovra. Sale in seconda posizione, dovrebbe avere ancora 2 giri di gomma e poi si fermeranno tutti quanti ai box e andranno tutti sulla soft, quindi questo potrebbe essere un undercut interessante da parte di Pozzoluca.
che dovrà gestire di più la gomma, mentre qui vediamo, perché ora o rispondono convinti di poterla gestire, bisogna vedere. Potrebbero allungare ancora un po', ecco. Long sicuramente sarà l'ultimo a fermarsi a 6 secondi di marcia con il gruppo, quindi può permettersi di aspettare che facciano prima gli altri la sosta e non rientrare nel traffico. Lopeschi 8 giri, quindi altri 2, diciamo, può permettersi su questa gomma soft adesso che è soprattutto a pista libera, e forse un altro giro può farlo anche Daniele Play, visto che sono 11 giri su questa gomma media, mentre gli altri, essendo dietro, essendo cani in difficoltà che ha perso il DRS nei confronti di Remis, probabilmente si fermeranno anche loro. Long invece, così, per sport, per andarmi contro, decide di fermarsi e va a mettere. E lo fa anche Ferra, lo fa Emis, lo fa Canino. Ovviamente bomba morbida per tutti quanti i piloti che si stanno fermando. Nessuno sembra aver perso del tempo con la sosta. Proseguono quindi solo Lopeschi e Daniele Play. Vediamo dove è Pozzuca nei confronti di Ferra. Lo ha sopravanzato ed anche di tanto alla faccia dell'under, 4-5 secondi. Con la rossa è micidiale. Già ne ha di più nell'undercut, è micidiale su questo tracciato. Ed un secondo e sei da Long. Urca. Impressionante Pozzuca. Sono 5 secondi, ok, l'undercut, ma deve aver dato la vita in questo ultimo, in questo primo giro d'attacco. Eh sì, anche perché non abbiamo un riferimento di passo, sì, ecco, perché essendoci la non era un giro, sì. Daniele suppongo si fermerà in questo giro e vediamo, perché se Daniele, diciamo, subisce dai piloti che si sono fermati adesso a montare la soft nuova un undercut simile a quello di Pozzuca, allora ci siamo come conteggio, ecco. Tanto ai box sia Lopeschi che Daniele Prego. Emis 3 secondi. Emis è proprio dietro a F, che non si è ancora fermato, quindi ha la gomma soft proprio negli ultimi giri. Ecco di Daniele Lope. Lopez che Daniele Play ai box, passa Pozzuca, credo passerà anche Ferra. Vediamo dove sono. Ok, Lopez che disattiva il limitatore, arriva lanciato Ferra nei confronti di Lopez, che però anche lui ha ovviamente lo sprint dell'uscita dalla pit lane e riesce a stare davanti. Lopez che nei confronti di Ferra ha 5 secondi però nei confronti di Pozzuca. 5 secondi su Pozzuca, che però era già scappato di oltre un secondo. Sì. Vicino anche Canino nei confronti di Pozzuca, sicuramente ci ha messo nel suo, quello sì, è poco sicuro. Canino nei confronti di Emis ha tra un po' frenato. Uscito da curva 3 Canino per andare a alzare il piede dopo un piccolo taglio, anche se in realtà ho visto un po' di lag in questo momento per Stefano Canino. Credo che una disconnessione sarebbe, diciamo, il fiocco su una seconda parte di stagione decisamente terribile per lui. Spero proprio di deve no. Andare male fino alla fine. Tra qui Austin sono state due caracce, insomma, si è visto proprio che è mancato qualcosa. Ma Stefano, alla fine, diciamo che, lo dico senza cattiveria, Stefano ha fatto della costanza e non della velocità. Secondo me a livello di velocità assoluta si sapeva che non era il primo cavallo di questo campionato, ma ha fatto della sua costanza il cavallo di battaglia. Il problema è che su un campionato così lungo e con questo tipo di punteggio la costanza ti aiuta, ma quando poi arrivano le gare dove la costanza non basta e tanti ci mettono l'impegno, ci mettono la prestazione, lì diventa più problematico perché non riesci a fare uno step. Ferra intanto è andato a passare Lopeschi sul rettifilo principale per il podio, il gradino più basso. Per Stefano noi abbiamo visto decisamente veloce nelle primissime gare, Bahrain, Cina, magari forse anche piste dove ha corso di più, c'è cioè più feeling, però abbiamo, come detto, evidenziato la difficoltà nella gestione quest'anno della gomma, tra l'altro strano, uno dei punti di forza che aveva in passato fin dal 2006, cioè per riuscire nonostante il quadro a tenere in vita la gomma fino alla fine. Per Stefano però, diciamo, il cambio è arrivato quando Zampi ci viene segnalato se forse in pausa sta girando in una maniera un po' scattolosa, sì.
un po' lenta, ecco, con il bot impostato da 80. Sì, forse una pausa. Non so se è crashato, c'è cioè qualche difficoltà purtroppo per Alessandro Zampieri. E sì, diciamo di Stefano, diciamo, non ha pagato il fatto che non era il più veloce e gli altri invece si sono velocizzati. Sì, lui costante, però è rimasto sempre lì su quei tempi. Gli altri invece erano stati. Se andiamo a tirare le somme, ci sono tantissimi piloti che potevano fare decisamente meglio. Primo tra tutto Emis, Lopez, lo stesso Zambi nella prima parte di stagione, che invece hanno perso punti tra virgolette in maniera banale, insomma, con dei contatti che si potevano evitare, delle disconnessioni per Emis. Lopez che non sta per essere attaccato da un Daniele Play, che se è invece totalmente l'opposto di Stefano Canino. Canino è rimasto sul suo passo, Daniele Play invece è completamente esploso. E va sul passo, ovviamente esploso in senso buono, esploso a livello di velocità. Sì. Tanto Paul Sluger avanti negli ultimi giri non ha guadagnato tantissimo, anzi addirittura non ha guadagnato, non ha guadagnato. Sì. Prima due decimi e poi mezzo decimino, hanno girato praticamente uguali. E sta andando davvero forte Long, perché Paul Sluger ok che magari starà più tranquillo, però è lì, eh. Sì, probabilmente. Il passo Long sta andando davvero forte. Là, ovviamente tenere questa gomma fino alla fine, qualcuno che ha fatto un giro in più rispetto a tutti gli altri, magari i fantasmi della Russia si stanno un po' rifacendo vedere nella testa di qualcuno, però non penso l'usura sarà talmente tanto, soprattutto con lo scarico di carburante, 13 giri penso di riuscire a coprire. Daniele Play, terza posizione, un fulmine rosa questa sera. È risalito bene dopo una qualifica che non era stata propriamente splendida. Anzi, non ho fatto in tempo a dirlo, volevo dire appunto che non era qualifica non brillante da parte di Daniele Play, che solitamente l'avevamo visto pimpante sul giro secco, e invece guarda come sta risalendo bene adesso in gara. Ha preso mezzo secondo a Post Luca solo nella prima variante, altri 3 decimi della seconda. Diciamo che in Messico qui si possono fare due soste, ma bisogna essere aggressivi. Finora Daniele Play decisamente è il pilota più aggressivo con queste gomme. Le hai in queste, le devi frustare. E Daniele per il momento è stato uno dei migliori interpreti di questa sera. Il gruppo si stia ricompattando per la lotta al podio, visto che dietro Daniele Play lotta per il punticino con Chris, che alla fine riesce a mantenere Chris la posizione, o a sicuramente avanzare dopo? Dovrebbe averla mantenuta, oh, se non ho visto male. Ma Dr. Lune ha di più, infatti credo che avremo un attacco 2.0. E diciamo il gruppo davvero molto vicino, come dietro la Daniele Play, zona di DRS, c'è Ferra, poi Lopez e poi Emis, 2 secondi a 7. Canino, diciamo, sta marciando almeno di un clamoroso disastro in questi ultimi 6 giri, verso la bandiera a scacchi, verso il sipario meno matematico, perché ci saranno ancora 2 gare da dover correre ed onorare, verso la bandiera a scacchi. Intanto 2-8 tra Long e Poz Luca, decimo dopo decimo Long riesce ancora a guadagnare nei confronti di Luca Pozzi, come detto abbiamo detto, come detto, sarà con calma, magari in gestione. Però 3-5 Daniele Play, poi attenzione, Daniele si porta dietro tutto il gruppone, quindi se arriva Daniele per Poz, arrivano altri 4 piloti. Sono 6 giri, che sono pochini. Intanto Dr. Lucia ha riprovato su Chris, ma stavolta si sono affacciato in fondo al dritto. Sono pochi giri, secondo me, per tornare su. Però, mai dire mai, 3-3, 3-4, secondo me più di un paio di decimini però al giro. Quando terrà pochissimo sul nostro canale Telegram sarà disponibile il sondaggio per votare il vostro driver, il pilota che vi ha più emozionato nel corso di questo GP. Probabilmente un punticino dovrà andare a Long, ma vedremo come si porterà questo gruppo per il podio, se Daniele poi il cavallo che lasci sfogare. 3-1 nei confronti di Poz Luca, grande sovrasterzo riuscito dalla prima variante, della quale ha perso 3 decimi, quindi ok, sarà arrembante se troppo stavolta Daniele Play nei confronti dell'accelerazione, della trazione proprio in uscita da curva 3. È davvero un peccato, non tanto per la classifica piloti eccetera, più per questa gara. Canino che continua a perdere nei confronti di Emis, è ok che ragazzi magari davanti stanno anche tirando il DRS, però
avere un interprete in più in, in questa lotta finale ha fatto decisamente piacere. Sì, purtroppo arremmante su Ferra, saltando tutto il panettone, e Ferra adesso avrà perso il DRS nei confronti di Daniel Bay. Attenzione che questo gruppo si può sgranare, per quello che l'ha attaccato. Mamma mia, ha rotto il volante. Mamma mia, che snap oversteer. E allora sfida quarto di miglio, circa un chilometro e tre, se non va allenato il RT principale tra Ennis e Lopez. No, quarto di miglio è decisamente molto di meno rispetto al chilometro. Quarto di miglio è... Lopeschi alla pitaccio in uscita dalla 3, si appoggia alle barriere ma con la posizione di destra, miracolo che abbia retto. Mamma mia, dei rischi incredibili, sì. Di solito questo è un po' come lo sbadiglio, no? Lo sbadiglio ecco. Non è sintomo di stanchezza, è sintomo di maggiore attenzione, cioè il corpo che richiama noi hanno una maggiore soglia di attenzione. Normalmente un pilota al primo errore, boom, va subito nel campanello di allarme, dice ok, l'ho salvata, attenzione. Lopez, chi no, nel giro di un chilometro ha rischiato di nuovo. E allora vediamo, il gruppo adesso si è decisamente sgranato con solo Emis in zona di DRS. Ferra nelle KF, l'attacco di Zampi che è in pausa, speriamo che sia tutto bene, cioè stia a posto. Che leggevo che ha fatto due giri, poi è tornato a guidare, allora di nuovo pausa. Quindi F per il momento dovrebbe avere vita abbastanza facile nei confronti di Alessandro Zampieri, che adesso torna a guidare, ma un po' lungo quello ingresso dello stadio, quindi sarà lotta tra i due piloti, non il bot. E mi sa che arriva vicino a Ferra la staccata della prima variante, ma non basta. Giro 33 di 36 verso il finale di questo ventesimo round con la Premier, con F che prova ad attaccare Zampi, che si mette al centro della pista, va all'interno a sfiorare il muretto dei box. Fabio Scarpato e sale in ottava posizione, Zampi scivola in nona. Vediamo se ci sarà ancora un po' di lotta anche tra Dr. Wu e Chris Master per questo punticino, visto che entrambi hanno 5 giri sulla soft, entrambi non hanno penalità, quindi bravissimi con i limiti della pista. Sicuramente con Ferra, Lopez che ormai ha perso il treno buono, ma allo stesso tempo non è riuscito a agganciarsi al treno di Lopez, il cammino che rimane a 2 secondi, il secondo metro della pilota della Ferrari, più lontano è, perché comunque non dimentichiamo che è partito dal fondo, sì, è a 20 secondi dal cammino, ma è partito ultimo. E allora ultimissimi chilometri. Di nuovo Lopez e pardon Ennis. Ennis, sì, nei confronti di Ferra questa volta decisamente più vicino, dovrebbe avere vita facile nei confronti di Ferra, che vedremo se ovviamente il ritmo è abbastanza simile, quindi potrebbe esserci lotta fino alla fine tra i due, magari con Ferra che adesso si andrà ad accodare e tenendo la zona dei DRS potrà recuperare un po' di ERS in questi ultimi giri e tentare un attacco nel finale. È decisamente troppo ottimistico per Daniele per recuperare altri 2 secondi, magari solito un punto a prendere, un punto a passare, bandiera gialla tra il punto. Attenzione! Credo Naspaz che è stato doppiato da Longa, che l'abbia rallentato, quindi per questo si è uscito dalla bandiera gialla. E come detto, per Daniele magari lo prende, però proprio passarlo, mancano 2 giri al termine. È a 2 secondi e 2 in questo momento, deve prendere confronto di Pozzo, che sembra troppo ottimistica. Chris, anche lui troppo lontano, è in deficit di energia nei confronti di Dr. Wu, quindi probabilmente questa lotta si risolverà, resterà invariata, almeno di... anche qui qualche capovolgimento di fronte. Guarda Daniele Play negli ultimi giri, 1 secondo 8 decimi 3 decimi, mezzo secondo, e poi hanno girato praticamente quasi identici, 70 millesimi in media, ha recuperato quasi un mezzo secondo al giro nei confronti di Pozzuca, e di nuovo 3 decimi in questo giro. Sì, secondo che adesso trova sul dritto la scia ed il DRS, non so se i Ghost danno anche la scia, questo non lo so, però sicuramente il DRS di Robby, quindi in qualche modo magari riesce a perdere meno tempo nei confronti di Daniel Bray, che resta sempre lì su un filo dei 2 secondi per provare ad ottenere la seconda posizione. Sarebbe un grandissimo podio, più che meritato per Daniel Bray. Canino no, troppo lontano anche per sperare di attaccare Lopez, quindi in attesa dei risultati ufficiali
ha fatto un altro errore perché ha perso un secondo e 6. Era 1-9, ora è 3-7. Questo è un errorino uscito dallo stadio anche per Chris Masters, che si è allontanato da Doctor Who, anche questa volta si palese sovrasterzo, quindi perde anche la zona di DRS di confronto di Doctor Who. E allora ci siamo, penultima volta per Andrea Lunganieri, che sta transitando nello stadio con tutto il pubblico, che chissà se sarà andato anche lui a votare il Driver of the Day sul nostro canale Telegram Formula Italian Team Official Channel, insieme a Long, che inizia l'ultimo giro. Lo va ad iniziare anche Poz Luca, Luca Pozzi, presentatosi con una grande amicizia, diciamo, che lo lega a Zampieri, Alessandro Zampieri. Primi passi ovviamente attraverso la Formula Open, che ancora una volta quindi ha sfornato un campione di un campionato piloti marchiato FIT, prime gare quindi in Formula Open, anche un podio nella scorsa annata di Prime League come wildcard, la stessa Prime League che quest'anno si gli ha aperto le porte, però l'abbiamo sentito la scorsa settimana Luca puntare un po' più in alto, almeno nella Premier League si aspettava qualcosa di più, però al solito passo dopo passo, il mattone dopo mattone, si sta essenzialmente andando a costruire la sua carriera qui su Formula 30, la sua carriera virtuale step dopo step. Lotta intanto tra Zampi ed F. Zampi di nuovo, che è andato a risovravanzare F per l'ottava posizione. Entrambi hanno penalità, vedremo come si risolverà sotto la bandiera a scacchi la lotta tra i due. Bella comunque anche la prestazione di Andrea Lunganieri, con la quale abbiamo più volte scherzato sul fatto che fosse calmo, abbiamo detto Doxis e relax, allora anche questa volta non ha dovuto prendere il pallone, ha testato il pallone come su Rocket League, però ha deciso di mantenere in mano il pallino del gioco. Andrea Lunganieri, Vierlong vince il Gran Premio del Messico. La festa arriva ora. Guardatelo Long. Vai, Raffo, vai. La festa allora arriva adesso con Luca Pozzi, che secondo in attesa di risultati piloti 2022 della Prime League, in attesa, come detto, dei risultati ufficiali. Secondo Poz Luca, settimo Stefano Canino, guadagna abbondantemente quei 4 punti che danno la matematica certezza di essere campione della Prime League. Segue Movians nel 2016, Shield nel 2017, Patrick Sperry, probabilmente ingegnere in casa Alfa Romeo anche in questa serata nel 2018, l'anno scorso il titolo piloti conquistato da Christian Marcon, e allora quest'anno da Luca Pozzi, titolo piloti della Prime, che come detto in apertura per 3 volte si è assegnato ad Abu Dhabi, una volta in Brasile ed una volta anche qui in a Città del Messico. Come stava festeggiando Long? Lo vedevamo carico, insomma, ha sfogato bene anche a favore di telecamera. Molto bene, allora sarà... Foratura? No. Ah no, schianto dell'eroe. Chris lo vedevo con KO, ho detto mamma mia, doppia foratura mi sembrava strana. Saranno punti importanti questi per la Alfa Romeo anche in ottica costruttori, visto che se la sta giocando proprio con la Red Bull ed ha guadagnato assolutamente punti nei confronti della Red Bull anche grazie a l'attacco che c'è stata tra Doctor Who e Chris Master, e infatti ovviamente Poz Luca ha guadagnato più punti rispetto a quanto fatto da Fabio Ferracini. Vediamo dalle telecamere un F che si sta ricomponendo, un Long che non possiamo inquadrare perché ci dissociamo da ciò che sta facendo Long. Non fumate ragazzi, avete lo sponsor dell'Heineken al massimo, no, non possiamo dire nemmeno quello. Comunque festeggiano sul podio almeno gli avatar con lo champagne, loro possono, di Dear Long, Luca Pozzi che va a bagnare tutti i suoi meccanici e fanno festa sotto il podio per questo titolo piloti conquistato da parte di Luca Pozzi. Arriva infatti anche da lui. Lo dicevo anche prima della gara, insomma, Luca prima di questa gara era comunque ancora padrone del suo destino, e così è stato. Arrivano anche dalla chat i festeggiamenti da parte di Perry, Emax, i soliti cani Poz, così abbiamo più volte letto dalla chat, ovviamente gli amici di Luca, stesso Luca che si era detto amareggiato, se non vado errato, o la settimana scorsa o 2 settimane fa in Giappone, quando gli era sfuggita la vittoria in Russia, poiché voleva dedicare la vittoria, che era la giornata della festa del papà, almeno può, diciamo, apparare un po' la situazione dedicandogli il titolo. Attualmente speriamo che i ragazzi si ricorderanno di venire qui su Discord, ecco, per le interviste post gara. Long c'è già. Uno già c'è. Però ecco, uno l'abbiamo già. Magari ci stanno seguendo dalla live, ci sono gli ingegneri, Poz Luca e Daniele Play sono invitati qui su Discord. Non so se Daniele, ecco, ha disponibilità.
Ma che poi faremo un cambio rapido spostandoci su sul PSN in parti. Ci siamo. Long. Aspetta che ti recuperiamo. Ci sei? A voglia. Ciao a tutti. Eccolo. Come esulta lei che poi mi toccherà fare cose in montaggio. Cosa fa? Mi racconti cosa ha combinato? No, beh, è stato fantastico. L'avevo detto quando ero arrivato in secondo in Giappone. Mi aspettavo la vittoria in Messico e fortunatamente è la prima volta che faccio piani e finalmente ci azzecco. Quindi era molto importante per me vincere a Messico, la mia pista preferita. È stato, sto tremando ancora perché sembra come se fosse la prima vittoria, no? Però Messico per me avrà sempre un posto speciale nel mio cuore, quindi è bellissimo tutto questo. Vediamo se riusciamo a recuperare anche Luca e Daniele. Luca e Daniele, perfetto. Se possono raggiungerci qui su Discord. E nel frattempo io a questo punto mi intrattengo con Long, insomma, visto che ci siamo, visto che è il vincitore. Insomma, si conferma la tua pista preferita, grande gestione di gara dall'inizio alla fine, tra l'altro, perché all'inizio, ok, c'era lo sprint della gomma, ma anche poi nella parte centrale si è capito che saresti andato lontano, insomma, senza intoppi. Allora, grande gestione della gara, è vero? Devo fare un ringraziamento speciale a Crive, che è stato perfetto questa sera in tutto e per tutto, e quindi ringrazio lui. E poi però ho capito che avrei vinto quando non perdevo così tanto con la media, perché di solito un secondo e mezzo, due secondi si perdevano contro quelli che avevano le soft, e Crive mi aggiornava passo passo quanto perdevo, era un secondo, 9 decimi, 8 decimi, quindi l'ho capito lì che avrei vinto, e soprattutto ho avuto molta paura dopo il secondo avviso e non so come ho fatto a non prenderlo, perché ho guidato non con l'ansia però quasi, ecco. Quindi sono contento anche di non aver preso penalità, che in questa pista si sa è maledetta per i limiti della pista. Però poi quando ho visto che è rientrato Poz, Crive ha chiamato subito box e sono andato al giro dopo, e quando gli sono andato davanti, che avevo visto era un secondo e sette, ho iniziato a spingere e mi sono portato sopra i 3 secondi. Ho avuto anche un pochettino di fortuna, c'è da ammettere, che prendevo sempre doppiati nelle prime 2 zone di RS, quindi anche questo mi ha facilitato col passo, però non sarei crollato con la gomma, e questo è stato veramente tanto 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 bello vincere qui, lo ribadisco. E invece è arrivato, insomma, stavolta che direi campione, Raffo, che dici? Assolutamente sì, se nel corso di questi 7 mesi di campionato potevano essere... Io arrivo. Mi sentite? Sì, sì. Assolutamente. Buonasera a tutti. Sono al settimo cielo, inutile che vi descriva il mio stato d'animo in questo momento. Veramente sono felicissimo, un sogno che si realizza, tanti sacrifici ripagati e allenamenti, quindi felicissimo. Mi sono scappate anche 2 lacrimucce sul traguardo, quindi bene. Che dire, molto bene. Emozioni sane. Sì. Sono emozioni sane. Sì, assolutamente, quindi perfetto. Perfetto, bravo Andrea, che comunque andava molto veloce. Quando ho capito che comunque non avrei dovuto faticare per tenere il suo passo, ho detto, dai, vado in gestione, arrivo alla fine senza fare casino, e non vedevo l'ora, facevo il countdown, 29, 30, 31, 32, e poi finalmente... Dai! E finalmente siamo arrivati al 36, e bene. Ci tengo a ringraziare Patrick, perché veramente il suo apporto in questa stagione è stato fondamentale anche per la strategia di stasera, che comunque era un po' una strategia così fuori dagli schemi, però funzionato. È stato molto conservativo nel primo stint, poi insomma ha dato tutto con le rosse. Grazie a Patrick, grazie a chi, mio papà che mi guarda ogni gara, i miei amici che mi guardano ogni gara, veramente
grazie a tutti e complimenti a tutti i ragazzi che hanno corso quest'anno, perché è stata dura, ce n'era tanta di competizione, quindi bravi, e soprattutto a Stefano, che fino all'ultimo me l'ha fatta sudare, quindi bravi. Allora mandiamo un saluto anche al cane Poz Senior. Esatto, è l'XPAO che ogni tanto scrive in chat, quindi il cane Poz Senior. Che tra l'altro momento che da metà gara non ha più visto niente, perché lui con la tecnologia ovviamente... quindi non so cosa ha schiacciato su Twitch, vabbè, però. La rivedrà domani su YouTube, dai. È come quando i miei nonni mi dicono: "Oh, Luca, ho premuto una cosa sul cellulare, mi fai capire che ho premuto?" E magari ha aperto, non si sa, aiuto, ferma, calma. Sì, sì, beh, oddio, se lo paragoni a tua nonna magari si offende. come no, ma io ho i nonni giovani. Vabbè, ho i nonni giovani. In corner. Se no dicevo i miei genitori. Bene. Allora, intanto poi torniamo da te. Dani, ci senti? Sì, mi sento. Perfetto. Allora, dici un po' com'è andata la gara. Insomma, qualifica un po' così. Forse non avevi trovato il massimo del feeling sul bagnato, ma grande risalita in gara. Esatto. Sì, la qualifica sul bagnato non riesco mai a trovare il limite. E quindi è stata quel che è stata. Invece in gara avevo un buon ritmo, e peccato che al primo pit stop è passata dopo una vettura, quindi ho dovuto aspettare fermo lì alla sosta, e lì ho perso circa un secondino, però alla fine avevo un buon ritmo, con le soft mi sono trovata molto bene, e faccio i complimenti a Long perché... è stato davvero molto veloce oggi e è stato molto bravo. Grazie. A questo punto reinterpello te e Luca insieme, perché insomma abbiamo visto lottare a centrogara, abbiamo visto lottare tanto. Daniele tirava delle staccate incredibili. Luca, non ho capito se a un certo punto ha detto fermiamoci un attimo che è meglio non fare casini, oppure magari comunque in alcuni momenti hai provato a frenare, ma Daniele frenava proprio forte, perché in staccata lo vedevamo proprio che affondava ma di brutto. Sì, assolutamente, le sue resistenze sono state belle toste, quindi non era facile il sorpasso. Io ero particolarmente carico di ali, cavo 4-7, quindi fondo rettilineo facevo fatica comunque un po' a tutte le vetture ad avvicinarmi, però ho detto opto per un assetto un pochino più conservativo, e quindi anche nei duelli comunque non ho mai cercato di forzare più la mano più del previsto. Però comunque no, Daniele non me l'ha resa certo facile, anche quando avevo la gomma un pochino più morbida rispetto alla sua è stato un osso duro, quindi bravo, dimostra sempre più la crescita costante che ha fatto dall'inizio dell'anno, perché comunque insomma veramente il pilota che ha avuto più la crescita in tutta la griglia, quindi bravo Daniele. Più netta, la crescita più netta, infatti. Assolutamente, tra un paio d'anni ti vogliamo in master, ti diamo ancora un anno di adattamento. Segno. Ce l'hai le potenzialità, bravo. E torno un attimo da Long, ma fa questa domanda generale. Ultimi due appuntamenti, Brasile, Abu Dhabi, ovviamente parliamo prima del Brasile. Più che altro, con che feeling arrivare su queste piste? Partiamo da Long, poi andiamo in ordine d'arrivo. Ma arrivo con un feeling strepitoso, ho fatto più o meno come te, Luca, cioè la prima metà di gara scandaloso, non riuscivo a capire niente sugli assetti, nient'altro, e poi... la prima metà di stagione non riuscivo a capire come mai non mi ci trovavo con la macchina. Dalla seconda metà in poi ho provato a cambiare qualcosina nella disperazione, e da lì il feeling è arrivato da solo, quindi speriamo. Brasile non mi piace tantissimo, però come ho fatto ad Austin, sperando di prendere la maggior prestazione possibile da quella gara, e Abu Dhabi speriamo, come detto in precedenza, speriamo di ripetere l'epopea dell'anno scorso, quindi non in tutti i minimi particolari, cioè si può tralasciare il fatto che ho sbagliato gomma all'inizio gara, quello possiamo tralasciarlo, il resto non si sa, però vediamo, dai.
Perfetto. Luca invece sul finale di stagione, insomma, ad armi posate, sì, come si dice, ad asce posate, però Brasile Abu Dhabi. Esatto, sicuramente adesso la testa sarà comunque più leggera, questo però non significa comunque che non ci continuerò a mettere l'impegno che ci ho messo in queste 20 gare, anche perché comunque c'è ancora il mondiale costruttore aperto, quindi sarebbe bello avere anche quel titolo in bacheca, quindi l'impegno sarà sempre al massimo. Ecco, l'approccio alla pista, cioè scusa, alla gara sarà ovviamente più blando, ecco, più con meno ansia. Stasera si è fatta sentire parecchio sia nelle qualifiche che inizio gara, quindi sicuramente a testa qua più leggera saranno le ultime due gare. Dani invece, Brasile Abu Dhabi, finale di stagione, che ci dici? Come arrivi, che ti piacciono le piste? Brasile mi è sempre piaciuta, e mentre Abu Dhabi non è... No, proprio. Non mi trovo. Abu Dhabi a chi piace dei tre? Facciamo un sondaggio. A me. Non posso alzare due mani, però. Allora, no, siamo due a due. A me Dani non piace, a voi due piace. Io noto di avere, a sto punto, noto di avere una cosa in comune con Andrea. Nel senso che tutti quelli che. Cioè, tutte le piste che. Adesso mi sono incartato con i tutti. Aspetta, che faccio da capo. Tutte le piste. Non ce la faccio, vabbè. Le piste, quelle che voi definite brutte, tipo Russia, Messico... A me Russia piace, anche Messico. Okay. Ah, beh, perfetto. Però la maggior parte dei piloti... A me, diciamo, no, però, bravo. Russia, Messico, Abu Dhabi... Mi piacciono, e noto che comunque anche Andrea, insomma, dall'inizio dell'anno che ci dice che stasera vince, quindi ha mantenuto la promessa. È giusto. A Messico non sono le 11, sì, sono le 11 e mezza, siamo fuori dalla fascia protetta, però a Messico non ce n'era per nessuno, da inizio anno che lo dico. Penso di non aver mai provato... Detto, ma io in Messico... Penso di non aver mai provato così tanto in tutta la mia vita. Guarda, ti dico che probabilmente c'era una striscia di traiettoria con la scritta Alfa Romeo in settimana sulla pista. Di un giorno mi sono trovato in prova tempo, guardato, ho già fatto 78 giri in prova tempo, ho detto meglio che stacco. Potevi venire a fare il 100 a sto punto, già, veramente, già che c'eri. Incredibile, no? Quindi bene, bene. A questo punto eravamo 2-2, perché a Luca e a Long Abu Dhabi piace, a me Dani no. Dai, Raffaele, ago della bilancia. Ma è la pista più inutile mai disegnata. Sai, no, alle elementari, quando non ascoltavi la maestra che facevi i disegnini, tutti facevi la pista, la maestra meglio. Di religione, tipo veniva, no, tra l'altro qua lo posso dire, l'aneddoto, per chi non ha seguito le mie storie, poco tempo fa mia mamma stava rimettendo in ordine un po' la libreria, perché tra un po' di tempo trasferirò tutta questa roba in studio, cambio connessione, schermo, eccetera eccetera, e vabbè, al netto di questo, nel rimettere a posto la libreria ho ritrovato il libro di religione e mi aveva fatto, chissà di chi era questo, di Luca o di Marco, che sarebbe mio fratello. Mia mamma va all'ultima pagina, trova un disegno similpista, lei che non ne sa niente, e fa, no, chiedo, ma questa credo che sia di Luca. Va, Luca, scusa, ma questo cos'è? Ah, questo è Monte Carlo. Io a 7 anni, quando facevo, disegnavo le piste durante il catechismo. Giravo. Quando hai detto libro di religione, e conoscendoti, chissà di chi sarà. No! Ho avuto paura, no! Ho avuto paura, io te lo no, ma dai, ma siete proprio dei maliziosi. Ah, certo, perché tutti ce lo ricordiamo, la storia dell'Ungheria, tutti ce la ricordiamo. Io non mi ricordo niente, sono sonnambulo, corro da sonnambulo. Hai ragione, l'innocente. E volevo domandare a Luca, intanto complimenti per il titolo, per la stagione in generale, ovviamente, però ecco, 7 mesi di campionato, se c'è stato un momento dove, poi in realtà noi abbiamo quasi sempre visto in top 5, tranne insomma Russia, che è andata così, sì. E se non vado errato Bahrain, sì, non è andato benissimo, sì. Sì, però insomma, ti abbiamo sempre visto lì, uno dei pochi vincitori ad aver vinto entrambi nelle piste esordienti di quest'anno, Vietnam e Olanda, quindi anche questo magari è uno sfizio in più, però ecco, se c'è stato un momento della stagione dove hai un po' sentito il colpo, non ti sei sentito
magari Canino, insomma, nelle prime gare aveva tirato uno strattone, visto quanto si erano un po' tutti menati, ecco, intorno a lui, e lui invece è rimasto costante e sereno lì davanti. Se c'è stato un punto dove ha detto si complica un po' la situazione. Ma allora, vedere la situazione complicata, no, nel senso che ho sempre lavorato comunque nello stesso modo e in maniera costante durante la settimana, quindi non dico che ho sempre saputo di poterlo vincere, ma ero comunque consapevole dei miei mezzi e sapevo che comunque sarebbe stata una lotta lunga fino alla fine, dove qualsiasi gara e qualsiasi situazione poteva fare la differenza. Mi aspettavo di arrivare con un gruppo un pochino più compatto in queste ultime gare, sinceramente, vedendo i valori in campo. Invece poi in realtà ce la siamo giocata in due, io e Stefano. Però ecco, sì, dico forse che ho pagato un pochino di inesperienza nelle prime gare, perché mi ricordo tipo la gara di Australia, dove mi ero girato al primo stint e comunque ero riuscito ad andare a recuperare tutti quelli davanti, arrivare terzo, piuttosto che l'errore comunque fatto in Bahrain di partenza dalla safety car quando ho tamponato Crico e ho rotto un'ala. Quindi cioè, più qualche errore di inesperienza all'inizio, col passare della stagione invece sono riuscito sempre a diventare più lucido e a gestire le situazioni, anche quando magari in momenti di pericolo. Ricordo a Monza, seconda variante con Daniele, che aveva sbagliato la staccata e è riuscito a vederlo dallo specchietto, evitarlo, quindi quello mi era mancato un po' all'inizio della stagione. Però ecco, ho sempre avuto saldo l'obiettivo, fisso l'obiettivo, e sono felice più che altro perché mi sono impegnato tanto, mi sono allenato tanto, ed è la soddisfazione migliore che si possa ricevere dopo un anno passato praticamente due ore tutti i giorni a girare, ecco, perché poi la realtà è questa, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, quindi bene. Anzi, il tuo andare così forte, io mi permetto di dire che ha motivato tanti altri piloti che da questa stagione transitasse ad andare decisamente più forte, ad allenarsi molto di più nell'ultima parte, proprio per avere uno sfizio, avere qualche obiettivo, il tenere anche magari il non voglio essere anch'io della partita, voglio giocarmela, poiché insomma abbiamo visto che eravate 9 team con almeno un pilota che poteva essere lì a vincere un GP, quindi è stato divertente. C'è anche Max Basile dalla chat che, insomma, insieme a Patrick, che credo ti passa un po' la palma, lo scettro di titolo della Prime, che fa ovviamente i complimenti a Stefano. Ci uniamo anche noi, anche se, come detto, purtroppo anche in live è stato un po' impietoso il confronto di questi ultimi GP, è venuto fuori, come detto, sia da parte di Pozzo d'allenamento, ma anche la costanza. Una foto potrebbe essere bella, curva 1 del primo giro, ok la differenza di gomma, ok il pad, però è stato molto adrenalinico come momento, i due contendenti al titolo affiancati al primo giro, alla prima curva. Sì, anzi guarda, tra l'altro me l'ha scritto anche in privato nella lobby, quella poi che abbiamo ricreato, mi ha fatto un sorpasso in curva 1 all'esterno che mi ha fulminato Stefano, infatti no, l'unico, ecco, un po' rammarico che ho di questo campionato è non aver mai fatto dei corpo a corpo veri e propri, anche se magari col mio rivale, cioè è sempre stata più una guerra fredda a distanza, giocata sui passi, sulle qualifiche, su alcune volte anche gli episodi, perché insomma la foratura mia della Russa piuttosto che il suo incidente a Suzuka, quindi ecco, poi l'unico rammarico è questo, che sia stato un po' un duello poco maschio, ecco, se possiamo chiamarlo così. Poi invece almeno adesso non ti metterò a fare come Hamilton, che prima piange l'avversario e dopo appena arriva l'avversario ma mi ha buttato fuori, non male. Un'altra cosa di cui sono molto contento di questa stagione è stata la pulizia nella guida in generale, nei duelli, nei tagli, insomma in tutto quello che comporta insomma il mondo delle gare, quindi diciamo che mediamente, come diceva Raffaele, è una competizione che ha alzato ulteriormente l'asticella, cioè quest'anno ha fatto un altro step verso l'alto, cioè si è avvicinata ancora un po' di più. Diciamo che almeno c'era, come diceva Raffaele, la lotta delle scuderie, c'era la metà della griglia, cioè metà, un pilota per scuderia che era nella metà alta della griglia e quella metà ha fatto uno step, e l'altra che era insomma maggior parte piloti giovani, no entranti, come Daniele che invece ha fatto uno step incredibile in avanti. E insomma, comunque Raffaele lo diceva spesso durante la stagione, questo step in avanti della categoria. Sì, assolutamente, infatti è una cosa che ho sempre detto in ogni intervista, a livello tosto, tutti che vanno veloce, quindi e poi non ho mea culpa, ho seguito molti campionati in anni precedenti perché ho scoperto un mondo fit alla fine del 2019,
però insomma vedere sempre una griglia con 18 piloti, tutte 20 le gare fino ad ora, come dici tu, 9 che competono per un obiettivo, altri 9 che competono per un altro, penso sia una bella cosa, ecco. Quest'anno nessun campionato ha sempre avuto le griglie così piene come noi, quindi i complimenti veramente vanno a tutti quelli che partecipano a questa e che hanno partecipato a questa Prime, che veramente l'hanno resa fantastica, ecco. Perfetto, Raffaele, io ti passo la palla, driver of the day. Arrivo e chiudiamo con la goliardia che stavo prima citando di Max, da 1 a 10. Non voleva dire qualcosa? No. Io non ho sentito Raffaele. La domanda che ci aveva posto Max, che ti aveva posto Max dalla chat, da 1 a 10, quanto vale andare a fare rifornimento con la coppa sul cruscotto? sì, no, ecco, non l'ho menzionato, però ecco, ciao Ale, per gli amici Zampi, sì, sicuramente, guarda, domani mattina passo a salutarti, magari non faccio rifornimento, ma non avrò ancora la coppa, ma varrà tanto, ci varrà tanto, sarà una bella goduria. Per chi non lo sa, è ci piace. Il mio spacciatore di benzina di fiducia, Zampi. Ottimo, molto bene. Allora siamo in conclusione, andiamo a dare il vincitore del Driver of the Day, che almeno per il momento giorno ma sembra essere stabile, con il 57% delle preferenze viene assegnato a DR Long, Andrea Longagnani, e quindi complimenti Andrea, anche se è stato un po' è stata un po' sbilanciata la cosa, dai, tutti i tifosi del Messico che già sapevano saresti transitato che si dovevano solo affacciare dalle grate, esattamente. Per tirarteli in testa i coriandoli. Ecco, grazie. Però comunque avevi un po' di margine su Luca, un piccolo testa coda lo potevi fare nonostante. Lo volevo, giuro, a Crive gli ho detto, adesso faccio un traverso, ma avevo una paura cane. Avevo una paura cane perché l'immagine di Christian Marcon, di Luni, in Spagna ce l'avevo lì. No! Perché quella di giallo in Cina? Andiamo a vincerla, poi si vedrà. Molto bene, grazie mille ragazzi. Allora grazie Andrea per essere qui con noi in questo post-gara, buonanotte. Buonanotte a tutti. Grazie mille anche a Luca, buonanotte ancora, complimenti. Buonanotte, grazie, buonanotte a tutti. E buonanotte anche a Daniele Play, grazie Daniele, buonanotte. Grazie a voi, buonanotte. Molto bene, siamo in conclusione, gli appuntamenti con i campionati proseguono, ok, che abbiamo già assegnato 3 titoli, più che tra poco prima della gara della Prime sono usciti i risultati ufficiali per la Sport League con il titolo che è stato assegnato a Topping Kessler, nonostante le penalità, come detto, per Raffo ci sarebbe voluto una di vincere il GP con tra l'altro no, hanno chiuso a 52 punti, quindi se non fosse stato per il giro veloce Topping Kessler sarebbe ancora non con la matematica certezza di vincere la gara, visto che ci sono di vincere la stagione, visto che ci sono sì 52 punti disponibili, ma Topping ha già vinto 2 gare in più ad oggi rispetto a Raffo Idex, quindi anche se arrivassero al pareggio per le vittorie Topping Kessler sarebbe già matematicamente, no, non matematicamente, matematicamente per le vittorie, ecco, vincitore del campionato piloti della Sport League, quindi complimenti anche a Michele Secchi che va a vincere il titolo piloti assegnato anche qui in Prime a Luca Pozzi. È rimasta solo la Pro League con una sfida che però si è decisamente delineata sempre qui in Messico tra Drago Lievitato e Mauro Golte, con Drago che ha tirato un piccolo strappetto in attesa dei risultati ufficiali nei confronti di Mauro. Potrebbe in effetti rivelarsi la gara fondamentale, dove Mauro ci è sembrato un po' troppo in attesa, un po' piantato, ecco, rispetto a Drago che invece si è lanciato alla carica ed ha ottenuto decisamente più punti rispetto a Mauro Golte. Ma come detto, siamo in attesa dei risultati ufficiali. La Master ovviamente l'avevamo già assegnata ad Austin nella scorsa settimana, quindi le gare restanti magari potranno delineare un po' quel che sarà il futuro con le stagioni, con i campionati su Formula 1 2021, annunciato tra l'altro ieri, la quale hanno anche chiacchierato Luca e Enrico nella post-gara della Master League. Vi invito magari a seguirci su YouTube, c'è il video che è stato ricaricato, quindi potete recuperare quello spezzone da lì per sapere che cosa ne hanno pensato anche i primi classificati, con la quale Luca, Enrico e Benny sono andati a chiacchierare. Noi quindi ci vediamo questa domenica, credo, Luca, lo facciamo? Bravo, bravo, sa da fare! E allora Long, a proposito, rinnoviamo anche a te l'invito, adesso ti dice tutto Raffaele. Ci proviamo, ecco, verso 3-10, in modo da avere
Premier... un quarto, no, appena prima. Devo digerirla a carbonara, però... vabbè, ma poi ci penso io, ne tiro un paio e di quelle buone dopo il via, no. Ah, ok, allora vengo, no, ok. Non posso. Ovviamente... Ma su Twitch si può, eh. Proveremo quindi a seguire insieme a voi il Gran Premio. Quanto mi manca non dire San Marino, invece dell'Emilia Romagna e del Made in Italy. E del Made in Italy, esattamente, insomma, ad Imola. E il GP di questa domenica, vediamo. Più che altro dovremmo un attimo sincronizzarci all'inizio con la chat per non fare troppi spoiler su quel che accadrà. Insomma, troveremo il modo. Quindi, come detto, appuntamento a domenica. Seguiteci sui vari social, ecco, perché Instagram e Telegram, a parte che su Instagram vi divertite un sacco perché escono ogni volta cose bellissime, l'ultima proprio con Drago Levitato in Master League, il DAS è stato meraviglioso e anche ha fatto un... Gli ho scritto, guarda, ti denuncio, ti mando in tribunale, vergogna, ho già preparato gli avvocati, ti faccio perdere tutti i punti e mi prendo le final senza superare le due Red Bull. Ha detto... citazione di Caressa, Art Club, ti vedo un po' innervosito. Ah, rispondigli con la foto che ha fatto a Cristiano. Noi siamo pronti. È vero! Bravo! Adesso mi hai ricordato. Molto bene, quindi nel caso, da domenica, seguiteci, come detto, quindi su Instagram e su Telegram, poi avete tutti i link diretti per raggiungere decisamente più facile, ovviamente, Formula Italian Team Official Channel. E poi con i campionati ripartiremo da lunedì con la Sport League. C'è da segnare forse il titolo costruttori, non ho fatto bene i conti. Insomma, la classica settimana con martedì la Pro, giovedì la Master e la Prime League invece tornerà in pista venerdì. Qui sicuramente c'è da segnare il titolo costruttori tra Alfa Romeo e Red Bull. Gran Premio del Brasile che quindi al solito inizierà la settimana marchiata FIT, la 21esima. Siamo quasi alla fine, è stata lunga. Estenuante per tutti, quindi direi di chiudere visto che è tardissimo. Ancora grazie Andrea per essere stato anche in questi ultimi minuti, a domenica nel caso. No, tutte le volte saluto due volte, ciao. No, poi c'è Andrea Padolato che vi sta invitando 30.000 volte, quindi... sì. Ciao a tutti, ciao. E ovviamente... buonanotte quindi. Un ringraziamento ovviamente anche a Luca Flaminio, alla regia. Scusate, ma c'è anche Daniele in realtà. È vero, non lo vediamo. Non lo vediamo, ma c'è. Ah, giusto. Non so se anche è chiuso, me cioè... mi sta invitando nell'altra parte. Infatti. Molto bene, grazie. E ancora. Allora vi lasciamo andare. Andate, se no poi Andre fa tardi. È pronto con il pigiamone fit, perché lui ha il pigiamone fit, però non lo vuole commercializzare. Quindi in chiusura, grazie Luca per la serata. Grazie a voi. Molto. A domenica. Ci vediamo sui social, mi raccomando, andando presto, solo se fit non è live. Ciao a tutti, anche da parte di Raffaele Lelli per voi Rosci, di solito mi dimentico chi sono questa sera, me lo sono ricordato. No.